Cambiamo argomento, microricettività e turismo sostenibile nei piccoli borghi. Da metà gennaio sarà possibile prenotare alcune stanze nell'abitazione del giurista e scrittore Vincenzo Cuoco, nato a Civita Campomarano nel 1770. Qual è l'importanza in questi piccoli centri di un B&B? Airbnb ha aperto oggi Casa Cuoco insieme al comune di Civita Campomarano e pensiamo che questi piccoli borghi che si inseriscono nel palinsesto più grande del progetto di Airbnb Borghi Italiani possano essere esempi di come un turismo consapevole e sostenibile sia il nuovo tipo di turismo, quindi un turismo che porta le persone a scoprire le altre realtà di cui l'Italia è ricca fuori dai grandi centri, aiutando comunità locali come quella di Civita Campomarano ad aprire strutture ricettive, sviluppando un turismo consapevole e che possa essere anche offrire un micro business alla comunità. Dal punto di vista numerico, quante camere, come fare, quando prenotarsi? Per la casa cuoco di Civita Campomarano sarà disponibile sulla piattaforma di Airbnb a tutti i viaggiatori dal 15 gennaio 2020. All'interno della casa ci sono una camera da letto e un salotto con un divano letto, quindi sarà aperta per 4 persone, verosimilmente 2 coppie. All'interno della casa è possibile vedere un importante lavoro di interior architettura che è stato affidato ad uno studio milanese, Ligo Studio, e delle opere d'arte firmate dall'artista Lorenzo Vitturi, che si è fatto ispirare dal territorio, dal borgo e dalla comunità per creare le 3 opere d'arte che sono all'interno della casa.